Grazie Gianni anche per il modo con il quale hai ricordato a tutti noi le due vite umane spezzate in modo diverso, ma comunque ugualmente capaci di porre delle domande e a noi anche il compito di dare delle risposte. È evidente che provare a dare delle risposte spostando aridamente subito il terreno sulla questione degli accordi, della legge elettorale, delle riforme istituzionali e costituzionali non è facile, ma tutti noi sappiamo che paradossalmente quello che è in discussione oggi sul tema delle regole del gioco non è semplicemente una modalità con la quale stiamo assieme, che pure è importante, con noi, con i nostri alleati, con i nostri avversari, con i componenti della comunità politica. Noi stiamo discutendo di qualcosa in più, di diverso. Stiamo cercando di recuperare la dignità perduta. Non voglio trasformare questo intervento in una sorta di alla ricerca della dignità perduta, in una sorta di sequel diciamo legato al cinema, però il punto è questo: cos'è accaduto in questi mesi e in questi anni? È accaduto che il Parlamento, soprattutto in questa legislatura, ma anche nella precedente, forse potremmo dire nelle precedenti, si è più volte pronunciato sulla necessità indifferibile, inderogabile, urgente di modificare le regole del gioco come pretesto e come presupposto e come inizio di un cammino che potesse poi arrivare ad altre tappe, e puntualmente ha perso la propria chance, la propria occasione. Di questo stiamo discutendo. A mio giudizio, se vogliamo discutere di politica in modo serio, il passaggio delle primarie impone a tutti noi una accelerazione. E quindi oggi io sono a formularvi non un generico o astratto invito o l'organizzazione di un seminario o l'istituzione di una commissione, oppure perché no, la creazione di un tavolo di lavoro su queste tematiche. Dopo poco più di un mese di mandato noi vi proponiamo un accordo su cui chiediamo alla direzione di esprimersi e di votare, e che trasferiamo ai gruppi parlamentari nella logica del rapporto che lega i gruppi parlamentari al proprio partito. Su questo ho avuto parole molto chiare Gianni nei giorni scorsi, partendo peraltro da un giudizio anche diversificato che poi lui avrà modo di esprimere sicuramente nel corso del dibattito, ma che è tale, è un accordo. In altri termini, il PD oggi dice agli italiani che ci seguono da casa, dice tanto che ci state a fare a seguire i lavori in streaming della direzione, ma se per caso non sanno che cosa fare, sono ancora a seguire i lavori in streaming della direzione, diciamo qui agli italiani, ai nostri amministratori, ai nostri iscritti, alle donne e agli uomini che hanno votato le primarie, a chiunque sia interessato al PD come occasione di riscatto e di nobiltà della politica, questa è una proposta concreta che si può realizzare con dei tempi certi che vado a enunciarvi e con dei contenuti, credo, sufficientemente chiari. Non farò mancare nella seconda parte, spero molto rapida, molto più rapida dell'altra volta, considerazioni politiche circa l'incontro di sabato scorso con Silvio Berlusconi, circa le dichiarazioni di oggi di Beppe Grillo, circa la tenuta del governo e della maggioranza, perché credo che sia mio dovere dirvi in faccia, in questa sede, a viso aperto, quello che penso di questi passaggi. Primo tema però, noi alle primarie abbiamo proposto un triplice accordo. Triplice non va bene, l'accordo, ho detto triplice accordo, non è che ho detto triplice intesa, quindi vedo la prof di storia, anzi no, di lettere in prima fila che mi guarda male. Ipotesi di cambiamento del paese su tre basi. La prima, la riforma del Senato, il superamento del Senato della Repubblica come lo conosciamo noi, con un obiettivo che non ci giriamo intorno, non parte semplicemente dal bisogno di riduzione della spesa politica, perché questo sarebbe un insulto nei confronti del Senato, ma che certo si alimenta da un dato di fatto oggettivo. Il bicameralismo perfetto pensato dal Costituente 70 anni fa mostra oggi i suoi limiti, tutto è tranne che perfetto, punto. C'è qualcuno tra di noi che pensa che il bicameralismo come adesso vada bene? Nessuno.
C'è qualcuno che pensa che si possa aprire un tavolo di discussione su come cambiarlo? Tutti, non stiamo facendo altro che da 30 anni. Da qual è la prima commissione? Forse Bozzi 83, 82, non ricordo l'anno preciso, credo comunque di avere 7 anni quando ci fu la prima commissione costituzionale, poi De Mita-Iotti, poi D'Alema, poi il Comitato dei Saggi, tutte commissioni che hanno prodotto un bellissimo lavoro. Dice, ma guarda, tu non hai approfondito, c'è una qualità della singola sessione, del singolo intervento, è verissimo. Ci sono degli straordinari interventi per chi tra di noi ha la passione del diritto costituzionale, del diritto parlamentare, del diritto pubblico, bellissimi. Però è arrivato il momento di far vedere che la politica non è soltanto discussione. Quando la politica discute, discute, discute e non decide, la politica non è un non smette di essere politica e diventa il bar dello sport. La distinzione tra la politica e il bar dello sport non sta nella discussione o nella qualità della discussione, ma che la politica è in grado di decidere e quindi di incidere e quindi di cambiare. Il bar dello sport è in grado di solleticare e sollecitare la nostra meravigliosa capacità di ascolto e di dialogo, ma non di incidere nella vita quotidiana. Noi dobbiamo decidere se siamo la politica o il bar dello sport. E allora, sul tema del Senato, mettiamo dei paletti condivisi con innanzitutto il principale partito dell'opposizione, vale a dire con Forza Italia, poi dirò anche di 5 Stelle, per carità, ci arrivo. E i paletti sono il superamento del bicameralismo perfetto, quindi l'eliminazione del voto di fiducia che spetterà soltanto alla Camera dei Deputati, l'eliminazione, come detto davanti ai senatori in modo chiaro, trasparente, io non mi nascondo, non vengo non giochiamo alla sorpresina, l'abbiamo detto in faccia chiaramente di fronte ai senatori, con l'eliminazione della elezione diretta dei membri e l'eliminazione di ogni indennità. La trasformazione del Senato ha anche una ricaduta evidente nella riduzione del numero dei parlamentari, perché da 945 si passa a 630, è evidente. Quindi anche un segnale che vuole essere giocato nella logica della battaglia contro l'antipolitica, perché Beppe Grillo, l'abbiamo detto, è il terzo polo del 5 Stelle, non lo asciughi con un sistema elettorale o con una formula o con un algoritmo o con l'idea di bloccare o meno la partecipazione a Tizio e a Caio, lo asciughi con la politica. Se credi alla politica sei in grado di avere consenso, se no chi ha consenso ha più diritto di te di andare avanti. In questo senso, entro il 15 febbraio, la segreteria, attraverso lavoro del responsabile delle riforme, con il coinvolgimento della presidenza del Senato, con il coinvolgimento di chi vorrà darci una mano, secondo i passaggi che andremo a definire fin dalla prossima segreteria, che sarà mercoledì, chiude il pacchetto della proposta sul Senato. Ci sono 20 giorni di tempo per discuterne anche con gli altri partiti sulle tecnicalità, sui tecnicismi, sulle questioni precise, ma noi immaginiamo nella seconda metà di febbraio di presentare il disegno di legge costituzionale condiviso, io spero anche con i nostri alleati di governo, se lo vorranno fare, nel senso che ho discusso anche qualche minuto fa con il vicepresidente del Consiglio Alfano di questo, ma certo la sintonia, non dovevi dire profonda sintonia, avreste preferito convergenze parallele, quella era gente seria. L'accordo oggettivo che si è trovato con Forza Italia su questo tema è, a mio giudizio, un passo in avanti straordinario, perché ci consente di arrivare entro il 25 maggio almeno in prima lettura al Senato, visto che lo incardineremo al Senato. C'è tra l'altro un lavoro di alcuni nostri colleghi senatori, Ruta e Esposito senz'altro ci hanno lavorato, altri hanno lavorato e sono pronti a presentare un testo di legge, quindi i senatori saranno coinvolti in questo percorso. Noi diciamo agli italiani che con le prossime elezioni non si voterà più per il Senato e si darà una dimostrazione evidente che il bicameralismo perfetto si supera, che non c'è più il ping pong delle leggi, che si va a dare una semplificazione vera della vita del Paese e che la semplicità è la prima forma reale di cambiamento possibile. Questo punto è un punto che viene portato a casa. A noi il compito adesso di chiudere la prima lettura entro il
le elezioni europee. C'è anche un significato ovviamente elettorale, non c'è dubbio, ma è un significato ancora più grande costituzionale e istituzionale. Punto numero due. Proponiamo un pacchetto di riforma del titolo quinto della Costituzione, che preveda l'eliminazione della materia concorrente, che preveda di mantenere allo Stato alcune competenze da subito. Io credo che sia un assurdo che in Italia l'energia sia trattata a livello delle singole regioni. È la grande sfida su cui Obama cambia la prospettiva manifatturiera degli Stati Uniti d'America, è il grande tema di geopolitica internazionale, e noi abbiamo in mano alle regioni questo tipo di è un errore, lo abbiamo fatto un po' in fretta, un po' in furia, abbiamo sbagliato, si può dire abbiamo sbagliato. Fatevelo dire da quello che viene preso in giro per essere Fonzi. Dice tutte le volte, dice, da quando ho avuto una foto su chi con il giubbotto di pelle mi chiamano Fonzi o Renzi. Ognuno su chi va, con chi gli pare, chi con il giubbotto di pelle, chi con gli avversari interni, ognuno va con chi crede. Ma nel fatevelo dire da Fonzi si può anche dire ho sbagliato. Noi sul titolo quinto abbiamo sbagliato su alcuni punti. Sia importante sottolineare con forza che il giudizio sul titolo quinto non significa una assoluzione della burocrazia centrale e centralista che ha fatto più danni della grandine, e che non significa dunque assolvere le magagne dello Stato, diciamo di una certa tendenza della burocrazia neocentralista, perché le regioni hanno un ruolo importante che noi vogliamo valorizzare e su questo cercheremo di coinvolgere, insieme al lavoro di Maria Elena e dell'Ufficio delle Riforme, anche i presidenti di regione. Ne ho parlato con Vasco Errani anche ieri. Vasco è oggi impegnato con la situazione della devastazione ambientale, del disastro climatico, e aggiungo anche Claudio Burlando, e credo anche, non so se Deborah è riuscita, ma Deborah credo la situazione in Friuli sia decisamente migliore. Un abbraccio va anche a tutte le popolazioni colpite. Io ne ho parlato con Enrico Rossi per ovvi motivi, diciamo, territoriali. Trovare una proposta che, superando alcune competenze che oggi non funzionano più, abbia l'assenso il più possibile vasto del Partito Democratico. Ma noi condividiamo anche in questo caso il tema della semplificazione delle grandi reti strategiche, del ritorno alla centralità dello Stato di una politica di promozione turistica estera. Poi puoi dire che lasciamo sul territorio l'organizzazione dell'accoglienza, per carità, ma è assurdo che un paese come l'Italia, che potrebbe essere una grande potenza culturale e turistica, si presenti in modo frastagliato, variegato e diversificato. Accanto a questo mettiamo nel pacchetto delle riforme legate al titolo quinto un doppio passaggio, che significa la richiesta che i consiglieri regionali guadagnino quanto i sindaci dei comuni capoluogo della regione, quindi del sindaco che guadagna di più sul territorio, e che sia superata quella caratteristica di finanziare l'attività dei consiglieri regionali, attività politica, su cui invitiamo tutti per primi nostri a fare distinzioni tra chi si comporta in modo serio e chi non si comporta in modo serio, ma che ha provocato un vulnus nel rapporto tra le regioni e la cittadinanza. Oggi le regioni sono meno autorevoli di un anno fa, meno autorevoli di due anni fa, ma non perché c'è una campagna contro le regioni, ma perché se ti compri le mutande verdi, anche gialle, uguale, no, anche rosse per Capodanno, con i soldi del finanziamento dell'attività politica delle regioni, poi non ti lamentare se le regioni non sono percepite autorevoli come avrebbero dovuto essere. Allora, su questo doppio passaggio, è chiaro che questa non è riforma costituzionale, questo secondo elemento di pacchetto che vi mettiamo dentro, ma c'è una condivisione anche su questo con le altre forze politiche, spero, sicuramente con Forza Italia, che su questo ha dato una disponibilità reale, ma io sono convinto che su questo ci sia un accordo più ampio, e questo consente di dire ancora una volta, se lo facciamo entro il 25 di maggio attraverso procedure in questo caso non costituzionali ma legate o a un accordo, già qualcosa si era fatto con la conferenza l'Unione delle Regioni, io credo che ci sia lo spazio per poter chiudere
un bel pacchetto in cui andiamo a spiegare agli elettori che la riforma della politica ce la facciamo noi, non la facciamo fare a qualcun altro. Ci aggiungo che noi immaginiamo di portare a casa, è adesso in discussione al Senato, tornerà alla Camera, immagino, la riforma del Rio che consente di non votare più per le province, che è un altro passaggio importante. Questo pacchetto di proposte già porta il risparmio di 1 miliardo di euro sui costi della politica diretti. Era un impegno che ci eravamo presi alle primarie, era l'impegno che ci eravamo detti come l'impegno vincolante del Partito Democratico. Lo dico perché continuiamo a ricevere le proteste e le accuse del Movimento 5 Stelle. Oggi Beppe Grillo ha detto che io sono uno showman, che detto da lui mi pare un complimento. Ecco, vorrei dire al collega showman, fino a quando, caro collega, senza citare Catilina, fino a quando continuerai ad abusare dell'intelligenza dei tuoi deputati, che sono persone, e dei tuoi senatori, spesso molto più appassionate di quello che anch'io pensassi, che continuano a dare, a qualcuno no, ma vorrei che facesse, che continuano a dare dei segnali, in questi giorni continuano a uscire elementi, grida di dispiacere per il fatto che 5 Stelle si sia autorelegato nel blog, che non possano uscire perché sennò hanno paura del blog, che non riescano a dire la loro, che non siano messi nelle condizioni di poter dare un contributo. Fino a quando, Beppe Grillo, continuerai a tenere chiusa a chiave la porta di quei voti o forse il PIN, salvo arrivare a dire che noi avremmo in testa di bloccare il percorso delle riforme, quando offriamo un accordo serio, trasparente, alla luce del sole, che non soltanto riduca di 1 miliardo, non di 40 milioni, di 1 miliardo i costi della politica, ma che dia finalmente all'Italia l'idea che qualcosa si muove, che le cose cambiano. Fino a quando, caro collega showman, continuerai a perdere occasioni su occasioni? E fino a quando ti nasconderai dalle elezioni quando hai paura di perdere, come ti è successo in Trentino, Alto Adige, e come non ti succederà in Sardegna semplicemente perché sei scappato? E fino a quando penserai che noi resteremo qui a non dire in faccia quella che è semplicemente la verità? E cioè che il Movimento 5 Stelle era la speranza per un cambiamento che non si sta realizzando perché la politica la cambiamo noi. Perché la politica la cambiamo noi, perché abbiamo capito il messaggio del 25 febbraio. Il messaggio del 25 febbraio è che cambiamo noi le cose. Terzo punto, e ho concluso sul pacchetto e vengo alle questioni più di natura politica. Noi proponiamo una modifica del sistema elettorale. Oggi noi diciamo ciao ciao con la manina a quelli che volevano il ritorno alla Prima Repubblica. C'erano anche tra di noi, Io l'ho detto fin dal primo giorno. La sentenza della Consulta ha messo in piedi un meccanismo per il quale, se si votasse oggi, si voterebbe con un sistema per molti aspetti analogo a quello della Prima Repubblica. Ecco, noi a questo diciamo ciao. Noi oggi mettiamo la parola fine al sogno di ritorno al passato che ha animato una parte della discussione di questi mesi. Noi diciamo da qui, non che c'è un accordo di portata storica, anche se io credo che sia un fatto positivo che si superi il Senato, anche se io credo che sia un fatto positivo che le regioni tornino a fare quello che possono fare in un contesto, in una cornice di maggiore collaborazione. Ma c'è un passaggio chiaro, che il sistema elettorale che noi abbiamo visto offerta alla nostra attenzione è un sistema elettorale, qualcuno ha detto che è lo spagnolo, poi quando si sono viste le anticipazioni no, è il tedesco, l'ibericum, il tedescum. Chiamatelo Italicum senza alcun problema, potete chiamarlo come vi pare. Il problema centrale è che noi abbiamo un sistema in cui, prendendo spunto dalle critiche che la sentenza della Corte ha fatto, noi proponiamo la distribuzione dei seggi con una ripartizione nazionale, l'attribuzione su base nazionale, sapendo che anche in questo caso con il principale partito avversario avevamo un'altra idea. Lo dico perché deve essere chiaro. Io avrei tranquillamente apprezzato, come molti di noi hanno fatto in questi mesi, un sistema spagnolo, un sistema cioè che alimenta due grandi partiti o due grandi schieramenti
e riduce il potere di veto dei partitini. Ci è stato chiesto di evitare una frattura nei confronti della maggioranza che sostiene il governo e noi abbiamo ritenuto opportuno, gran parte del senso di responsabilità da questo punto di vista va riconosciuto a Forza Italia e a Berlusconi, che avrebbe potuto dire no, noi andiamo avanti sul nostro meccanismo, io sono per riconoscere la verità dei fatti, anche quando può sembrare sconveniente. Abbiamo deciso di mantenere un sistema che avesse una ripartizione nazionale e non una ripartizione su circoscrizione. Ve lo dico per chi nel frattempo spero abbia cambiato canale, perché giustamente dice che vuol dire. Proviamo a dirla in modo chiaro, semplice, puntuale. Noi diciamo no al potere di ricatto dei partitini. Dice, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Prodi è caduto nel 2006, è caduto perché, nel 2008 più correttamente, fine 2007, perché ci chiamavamo l'Unione e tutto eravamo tranne che l'Unione. Avevamo un governo che per molti aspetti stava facendo anche bene e l'agglomerato che andava da Mastella a Dini, a Di Pietro, a Di Liberto, a Pecoraro, a Bertinotti e forse mi sono scordato qualcuno nel caso Franceschini, immediatamente esperto del ramo, sottolinea Boselli, i socialisti, avevamo una coalizione di Biancaneve e i Sette Nani che ha portato oggettivamente l'Unione a saltare in aria perché non c'era verso di condividere una prospettiva di sviluppo. I partitini hanno ucciso quel sogno lì e hanno riaperto la strada, perché leggo, dice, tu non dovevi portare Silvio Berlusconi al Nazareno, ne parleremo dopo. Molti di quelli che mi hanno detto hanno fatto di tutto per portarlo a Palazzo Chigi. Questo voglio essere chiaro. E qui non ci giochiamo intorno. Sennò noi siamo per fare l'accordo sulle regole con Berlusconi per evitare di farci un governo insieme per il futuro. Oggi ci facciamo le regole così che domani non ci sarà più il rischio di farci un governo. Mi sembra una cosa così banale e semplice che noi stessi, come ricordavamo giovedì, abbiamo chiesto di fare nelle discussioni sulla legge elettorale in passato. Bene, no al potere di ricatto dei partitini, sì a un percorso per cui chi vince sia chiaro che ha vinto, sì a un percorso in cui chi vince e non è ricattabile dai partitini possa rendicontare quello che fa avendo la certezza di una maggioranza solida sostanzialmente, quindi con un minimo di agibilità all'interno della maggioranza. Bene, alla luce di questo la proposta che facciamo, che è una derivata e che viene incontro, lo dico con molta chiarezza, alla possibilità di tenere insieme anche altre forze politiche, è quella dell'assegnazione di un premio di maggioranza, di un premio di maggioranza che porti al 53% al minimo, al 55% al massimo, quindi un range molto ristretto, e che sia assegnabile dal 35% se uno ottiene almeno il 35%. Quindi la previsione della Corte Costituzionale che dice no a un premio di maggioranza ove il premio sia privo di una soglia minima viene recuperata attraverso l'individuazione della soglia minima nel 35 e quindi l'attribuzione di un premio di maggioranza che può essere al massimo del 18%, prego anzi di fare una verifica sulla nota che ho qua, al massimo del 18% dal 35 al 53, se tu prendi il 37 vai al 55, se tu prendi il 40 vai al 55, se prendi il 57% dei voti perché sei stato straordinario, prendi il 57% dei voti, ma a quel punto non è più un premio di maggioranza, è l'attribuzione del tuo risultato proporzionale puro. Ovviamente abbiamo messo una soglia massima perché con la fine del bicameralismo la mancanza di un tetto massimo avrebbe posto il problema che, atteso che il premio, immaginiamo che il premio fosse stato del 18, tu avresti potuto arrivare con il 49% a modificare la Costituzione.
è chiaro il passaggio sul quorum, quindi noi abbiamo messo il limite massimo del 55. Ovviamente anche questo tema delicato, discussioni, lo potete immaginare, però insomma abbiamo fatto in un mese quello di cui si discute da qualche anno, per cui credo che sia stato anche un oggettivo tentativo di trovare una sintesi puntuale. Se non si arriva al 35%, questo era il punto più delicato per noi, perché alle ultime elezioni noi non abbiamo ottenuto il 35%, noi abbiamo ottenuto il 29-30, 29 noi, 29-8 noi, 29-1 Berlusconi o viceversa, o 28, insomma, 29-8 contro 29-1, vabbè, 29-5 a 29-1, e Grillo al 26-25, bene, e Grillo al 25. È chiaro che si è creato un meccanismo per il quale proviamo a immaginare che si ripeta la stessa cosa adesso. Se non avesse, mettendo il premio di maggioranza con la soglia minima del 35, avremmo ugualmente il governo di larghe intese. Paro paro. E non possiamo immaginare, alla luce della sentenza della Corte, comunque di attribuire un premio. A meno di non voler dare un premio del 26%, che sarebbe chiaramente incongruo e, a questo punto possiamo dirlo, anticostituzionale, alla luce della sentenza della Corte. E allora abbiamo ottenuto, credo, un passaggio molto importante, cioè la possibilità, no, la necessità più correttamente, ove si verifichi una situazione del genere, di un doppio turno, di un ballottaggio più correttamente, secco, non tra due candidati premier, perché questo aprirebbe il tema della revisione costituzionale della forma di governo, ma tra due coalizioni, quindi tra due simboli o agglomerati di simboli, che senza possibilità di apparentamento, quindi non è come per i sindaci che uno il giovedì prima deve apparentarsi, a parte interessante notare come lo facciano sempre meno persone, ma questa è una storia che attiene più alla disciplina, ma comunque senza possibilità di apparentarsi, rigiochino la partita di fronte agli elettori e chi vince quella sfida arriva al 53%. È vero che a quel punto il premio è più ampio della percentuale del 18, ma è anche vero che è giustificato da un secondo voto, quindi la percentuale di chi andrà a votare sarà ovviamente più alta, sarà sopra il 51%, ovviamente. Questo elemento credo che sia, ovviamente a quel punto i restanti seggi vengono distribuiti proporzionalmente a tutte le altre liste, insomma, il meccanismo che conoscete. Sono fissate soglie di sbarramento, su cui devo essere chiaro, per noi le soglie di sbarramento che sono state proposte dopo lunga discussione sono soglie alle quali ci sentiamo vincolati. Non è che uno dice, ma se mi piace però voglio cambiare la soglia, perché è evidente che questo è un complicato mosaico, se era facile si era già fatto, è un complicato castello che sta in piedi se tutti i tasselli stanno insieme, quindi chi volesse, immaginasse in Parlamento di intervenire nelle forme che riterrà opportuno a modificare qualcosa di questo sistema, qualcosa di fondamentale, sappia che manda all'aria tutto, compresa lo storico passaggio del titolo quinto e lo storico passaggio della riforma costituzionale e del Senato. Questo deve essere chiaro, Cioè non è che uno dice sì, mi piace, prendo da questa riforma un pezzettino. Non è una riforma alla carta. Questo o tutto o si prende tutto il pacchetto oppure viene meno l'accordo. E quindi le soglie di sbarramento sono il 5% per chi si coalizza dentro una alleanza, l'8% per chi non si coalizza e il 12% per le coalizioni. Introduciamo dei criteri per evitare il fenomeno delle liste civetta, la lista Forza Roma o Forza Lazio, vi ricordate queste discussioni? E questo è il punto fondamentale nella discussione politica che ho letto. Mi scappa un po' da ridere, lo dico con rispetto, io sono uno di quelli che ci ha sempre messo la faccia quando ha vinto e quando ha perso. Leggo che tutto il tema sia le preferenze o non le preferenze. Perché questa delle preferenze è straordinaria, in quanto apre a una revisione storica di 20 anni di dibattito straordinaria, bellissimo. Io sono felice di questa discussione. Ma guardiamo la realtà dei fatti. Noi non possiamo avere il porcellum con circoscrizioni 27, noi stiamo parlando in questo caso di quasi 120 circoscrizioni, non 27, quindi stiamo parlando di
un numero di circoscrizioni che è 4 volte più grande del Porcellum, e abbiamo delle, non abbiamo delle circoscrizioni piccole, abbiamo dei collegi plurinominali con il nome che si può mettere sulla scheda. Cioè, se nel collegio, vedo la mia amica Marta di Alba, ci sono, o della, sono collegi circa di 500.000 persone, 400, ovviamente la circoscrizione, abbiamo diverse ipotesi, e nelle prossime ore questo passaggio sulle circoscrizioni o collegi plurinominali passerà finalmente nella fase esecutiva. Ma se nella circoscrizione o collegio, io lo chiamo collegio plurinominale di Alba, ci sono 4 candidati, 4 posti che vengono assegnati, il PD presenterà 4 candidati e può mettere i nomi accanto al simbolo del PD dei 4 candidati. Quali sono i criteri per la scelta dei 4 nomi del collegio plurinominale? Sembra che la preferenza sia il problema che risolve tutto. Io francamente credo che sia una cosa anche su cui non ho particolari problemi, non avendo vissuto la Prima Repubblica e la degenerazione del sistema delle preferenze, personalmente non c'ho niente contro. Ma l'accordo politico raggiunto non prevede la preferenza. Quindi chi oggi immagina, non sempre forte di un bagaglio di esperienze nel raccogliere voti, mettiamolo così, di utilizzare strumentalmente questo argomento, convinto di poter avere una eco mediatica significativa, lo può fare. Ma noi mettiamo un collegio plurinominale di 4 dove il segretario del PD, pro tempore naturalmente, dice che se si terranno le elezioni in, diciamo, nel periodo in cui sarò la guida del PD, non è detto naturalmente, insomma, io me lo augurerei da qui a 2018, insomma, spererei non mi succedesse niente, ma non si sa mai, diciamo, se toccherà a me, perché non posso impegnare gli altri, 2 sono gli impegni che prendo con chiarezza. 1, le primarie, dice vabbè, ha fatto anche, diamo a Cesare quel che è di Cesare, l'ha proposto anche Pierluigi Bersani con le parlamentarie del 30 dicembre scorso, quindi non è una novità, la confermo, ecco, non è che mi metto a inventarmi una cosa, dice, guarda Renzi che idea geniale ha avuto. 2, il vincolo assoluto per quello che riguarda il PD della rappresentanza di genere, donna-uomo, è chiaro che potrebbe darsi che se ne passano 3 o 1, non è che possiamo andare alla Casa Bianca, quello che passa, cercheremo di avere una ripartizione, ma nel donna-uomo in lista questo tema, o uomo-donna, non vorrei dire che sono tutti capolista donna, che questa è una discriminazione al contrario, questo tema c'è. Tra l'altro mi sembra di poter dire che la nostra esperienza parla per noi, essendo questa direzione per richiesta del segretario una direzione paritetica ed essendo la segreteria paritetica, anzi no, ma questo va bene, tanto c'è Bonifazi. No, il tesoriere, dico, riequilibriamo, volevo, non mi è venuta bene. Chiudo sulla parte tecnica rispetto al tema del Senato. Fermo restando l'impegno all'eliminazione diretta dei membri del Senato, vengono inserite delle disposizioni di salvaguardia per il Senato, ma la tempistica che io propongo è tale che noi immaginiamo nel 2015 di aver abolito l'elezione diretta dei senatori. Però, in ogni caso, su questo punto credo che ci debba essere chiarezza. Spero di aver detto tutto, se mi fossi dimenticato qualcosa Boschi, Guerrini e Co. sono pregati di intervenire anche rispetto ai dubbi sulla costituzionalità, che è puntualmente, la sentenza della Corte esprime chiaramente un netto giudizio sui collegi plurinominali, la sentenza della Corte mi sembra che sia molto chiara. Allora, credo di aver bisogno di dire, prima di chiudere, 2 passaggi politici. Il primo, ma perché ha incontrato Berlusconi? Berlusconi rappresenta Forza Italia, l'hai fatto venire qui. Intanto vorrei esprimere la mia gratitudine a Silvio Berlusconi per aver accettato di venire nella sede del PD. E dico con molta franchezza a quelli che mi dicono, dovevi sì parlare con Forza Italia ma non con Berlusconi, che è una contraddizione in termini.
Perché o si decide di non parlare con Forza Italia perché si ritiene che Forza Italia sia non un interlocutore, o si parla per ovvi motivi con Silvio Berlusconi. Non ho capito con chi avrei dovuto, con Dudu avrei dovuto parlare? Con chi avrei dovuto parlare se non con il personaggio politico che in questi 20 anni ha creato Forza Italia e anche ricreato Forza Italia. Quindi le polemiche di questa, di membri di questa assemblea sull'incontro con Berlusconi mi paiono strumentali. Io, è evidente che il tema della legittimazione politica di Berlusconi non riguarda me, e vorrei svelarvi un segreto, non riguarda nemmeno noi. Parlo della legittimazione politica, non di questioni giudiziarie che sono note. La legittimazione politica di un leader, di una forza politica, deriva dal consenso che gli viene espressa dai cittadini. E pensare che ci sia stato qualcuno che ha resuscitato Berlusconi, intanto fa cozzi con la teologia, può compiacere Berlusconi per l'idea che forse egli può accarezzare, ma fa cozzi con la realtà. Berlusconi è il capo del centrodestra, riconosciuto da quelli che stanno, alcuni al governo, alcuni fuori dal governo, ma con lui in alleanza in tutte le città, in tutte le province, in tutte le regioni. No, non applaudite, perché se applaudite può sembrare che vi stia a cuore il rapporto. È un dato di fatto, questa è la realtà. Cioè non è che a Bari o in Sardegna o in Abruzzo o in Basilicata la volta scorsa, o in Piemonte domani, quando si tratterà di votare per il successore di Cota, domani, almeno domani, c'è un meccanismo per il quale si è rotto il centrodestra e ci sono due centrodestra su cui puoi scegliere. Avere un giudizio politico su quello che è accaduto in questi 20 anni è legittimo da parte di chiunque. Per primo, perdonatemi, da parte mia. Ma non riconoscere che le regole si scrivono con gli altri, o pensare di cambiare gli altri, o pensare, ancora peggio, di dare un giudizio negativo sugli italiani che non votano te ma votano lui, corrisponde a un criterio, a mio giudizio, profondamente ingiusto. Io posso non avere le stesse idee di Berlusconi, e non ce le ho, come è noto, ma quando condivido delle idee che sono le mie idee, io non mi vergogno delle mie idee, io non ho paura delle mie idee, io non sono subalterno culturalmente al punto da avere delle idee che devo cambiare perché Berlusconi la pensa come me. Perché pensare di rinunciare alla revisione del titolo quinto, al superamento del Senato, a una legge elettorale che vada al bipolarismo, solo perché è d'accordo anche Berlusconi, è indice di una subalternità culturale allucinante da parte nostra. Questo atteggiamento deve essere chiaro una volta per tutte. Se c'è da fare le riforme e c'è da fare le regole che si sono inseguite con Berlusconi per 20 anni, una volta che finalmente si possono fare, io non dico di dire che bello che le abbiamo fatte. Se vi dà noia a pelle che l'avversario politico entri in questa sede, per carità, rispetto le vostre opinioni. Ma l'idea che si dovrebbe, in nome della ostilità pregiudiziale, rinunciare a un confronto sulle regole, che è fondamentale per l'Italia, perché diventa l'elemento che sblocca l'incantesimo, perché una volta che riusciamo a fare le regole insieme, e naturalmente noi abbiamo detto di fare le regole anche con gli altri, e abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato in corso una proposta per fare le regole anche con gli altri, ma se riusciamo finalmente a cambiare le regole del gioco, sarà più semplice dopo affrontare il tema del piano per il lavoro. E io vi propongo, se non è la settimana prossima, perché non vorrei stressare l'agenda con una direzione alla settimana, ma tra 15 giorni massimo, di parlare di Jobs Act nella direzione prossima, subito dopo quella sull'Europa che abbiamo convenuto la volta scorsa, e poi ancora le altre che dovremo fare su tanti argomenti di merito. Bene, se noi non abbiamo paura delle nostre idee, non abbiamo neanche paura a confrontarci con gli altri. Allora, su questo punto davvero il tema delle critiche che io ho ricevuto per aver incontrato il capo di Forza Italia, Berlusconi, sono per me abbastanza stravaganti.
Io ho un'idea di PD, è l'idea, vedo che qui c'è Walter, che lui aveva espresso molto meglio di me sull'idea del PD a vocazione maggioritaria. Per me il paletto della regola del gioco fondamentale era un PD a vocazione maggioritaria. Questa legge, l'Italicum, consente il PD che possa giocarsi la partita per il governo. Non esclude alleanze, come peraltro non abbiamo rifiutato in passato di fare, ma sono alleanze, se ci saranno, finalizzate a vincere per governare, non a vincere per vincere. Il passaggio immediatamente successivo sta nel riconoscimento che l'avversario ha lo stesso diritto mio di giocarsi questa partita e che in un paese civile c'è un centro-sinistra e un centro-destra e che in questo elemento di scelta delle regole del gioco c'è la contestazione a un sistema che era stato di Forza Italia e del PDL quando avevano fatto le regole a maggioranza. Quando avevano cambiato, perché il Porcellum se l'erano votati da soli contro di noi e noi l'avevamo criticato. Bene, oggi siamo a un passo da un accordo che ha una portata, a mio giudizio, significativa. Vi chiedo di esprimervi ovviamente in modo franco e trasparente, non tanto sulle mie proposte, ma sulle proposte su cui i nostri concittadini che sono stati alle primarie hanno già votato. Dice, cosa vuoi fare? Vuoi delegittimare la direzione? No. Voglio ricordare a tutti voi che non state votando sulle proposte del segretario, state votando sulle proposte su cui hanno già votato 2 milioni di persone, perché se andate a vedere qualcuno ha chiesto un referendum tra gli iscritti, io ho utilizzato espressamente questa parola durante la campagna delle primarie, le primarie non sono più la scelta soltanto di un segretario, ma sono un referendum sul futuro istituzionale dell'Italia, se vinciamo noi, ho detto, cambieremo il titolo quinto, se vinciamo noi, ho detto, supereremo il Senato e le province, se vinciamo noi faremo una legge elettorale che dia al PD insieme al centrodestra la possibilità di giocarsi un paese civile al momento opportuno. Tutti quelli che in quei mesi e settimane dicevano Renzi fa tutto sto casino per prendere il posto di Letta, oggi hanno la dimostrazione che c'è un accordo che va oltre la scadenza del maggio 2014, non chiedo di, come dire, riconoscimenti postumi, dico soltanto che è stato ingeneroso sentirsi dire per mesi che tutto l'obiettivo era quello di fare le scarpe al Presidente del Consiglio, quando attraverso questa operazione il governo finalmente avrà la possibilità di fare quello che deve fare e noi saremo pronti a dare una mano perché il governo faccia ciò che deve fare, però lo diciamo guardando in faccia la realtà. E la realtà di questo paese è che noi non possiamo continuare a dire che se ci sono dei milioni di persone che votano uno che a noi non piace, noi non facciamo le riforme con gli altri. Quando c'è da fare le regole del gioco, si fanno insieme. Quando c'è da governare, bisognerebbe avere le nostre idee. In passato le nostre idee sono state sacrificate o da una sudditanza culturale nei confronti di Berlusconi o dal potere di ricatto dei piccoli partiti. Questo accordo di oggi, oltre a restituirci la faccia con i cittadini, ci permette di superare la subalternità culturale nei confronti di Berlusconi e di superare il diritto di veto dei partiti. Se la direzione vorrà non votarlo, ne prenderemo atto. Ma se la direzione vorrà non votarlo, sappia che non vota non la proposta del segretario, ma la proposta di 3 milioni di italiani. Vorrei ringraziare tutte e tutti per gli interventi. Veniva ricordato come in ogni discussione hai l'occasione di crescere ascoltando gli altri e questo è più che mai vero dentro un partito che si chiama Partito Democratico. Un partito che vorrei porre una nota di metodo, essendo la prima volta, la seconda in realtà nella quale si vota, a mio giudizio non deve temere divisioni di voto all'interno degli organi, perché credo sia un fatto positivo che si possa discutere e avere opinioni diverse. E sottolineo come un valore il fatto che ci siano critiche franche, aperte e che ci sia anche un voto diversificato in sede di discussione. Vorrei raccontarvi di Roberto Giachetti, non perché non lo sappiate, ma perché Roberto Giachetti ha presentato nel mese di maggio una mozione all'interno della discussione della Camera chiedendo che il PD si schierasse per i collegi e per il Mattarello. Su questa mozione, che impegnava neanche il governo e il Parlamento, si è aperta una discussione molto forte, una discussione anche direi ruvida per alcuni aspetti. Qualcuno vi ha letto il tentativo di Giachetti, presunto etero diretto, poi se c'è uno che si può etero dirigere e si chiama Giachetti me lo presentate, di fare uno sgambetto al governo che in quel momento stava iniziando il proprio cammino. Però fatto sta che in quella discussione, dove non ricordo parole molto forti a favore del collegio da parte di chi oggi si scandalizza
della legge elettorale che stiamo proponendo, non le ricordo in quella discussione, un gruppo di persone che più di altri aveva condiviso le battaglie di Giachetti e anche la battaglia delle primarie che avevo fatto io contro Pierluigi qualche mese prima, si espresse all'interno del gruppo in modo chiaro, dicendo che la proposta di Giachetti andava difesa e sostenuta, che avrebbe ottenuto il consenso di 5 Stelle, che avrebbe segnato una clamorosa novità per la politica e per le istituzioni e che avrebbe dato un segnale bellissimo. Allora, i miei amici andarono in minoranza e il voto in aula fu conseguente alla decisione del gruppo. Lo dico perché negli organi di partito, di gruppo, si discute, si ragiona, si riflette ed è giusto che chi ha da dire qualcosa, io ad esempio spero che Gianni voti contro la mia relazione, non si astenga per rispetto alle parole che ha detto, poi vale il principio che Gianni ha espresso con grande chiarezza nella sua intervista qualche giorno fa, dicendo questo non è un tema di coscienza e quindi dopo il partito viaggia compatto. Perché dico questo? Perché vorrei invitarvi e invitarmi a fare della direzione un luogo vero. Io voglio fare della direzione un luogo vero. Non voglio dire o si fa o così o pomì. Non a caso ne abbiamo convocate due nel giro di 4 giorni e non a caso ci accingiamo a convocarle altre per rispetto, vediamo tregua di una settimana prima di tornare alla discussione sul piano per il lavoro. Deve essere chiaro che questo è un luogo nel quale si discute e si decide davvero. Poi però quando si decide si va tutti nella stessa direzione, come ha spiegato bene Dario. Quando si è deciso, quella linea non impegna una parte del PD, impegna il PD. E io che ho perso delle primarie e il giorno dopo mi sono messo a disposizione di chi le aveva vinte, so che cosa significhi anche in termini di fatica, ma quanto sia bello stare dentro un partito che è democratico non solo nel nome. Siamo gli unici a poterci permettere questa discussione. Con la stessa franchezza entro nel merito di 3 velocissime che poi votiamo. Considerazioni che sono state offerte in modo critico, non prima di aver ringraziato dai seniores, non posso dire senatori, dai seniores agli juniores, a quelli che hanno parlato qua per la prima volta. No, scout, ma Franco, no. Evito di dirti quello che, casomai vengo dai giovanissimi regionali, allievi regionali, poi juniores, che erano i vecchi under 18. Calcisticamente, no, niente contro l'Azione Cattolica, stavo per far esprimere fuori una cresciuto con le canzoni di Zucchero da quel punto, solo una sana, ecco, vabbè. E con questo ci siamo giocati il voto anche dell'Azione Cattolica. Sarà contento NCD, se ce la fanno, sarà contento. Dicevo, vorrei provare a dire alcuni punti nel ringraziarvi i signores e gli juniores per ciò che hanno detto, perché è stato un dibattito molto interessante, e ringraziando anche per la profondità, alcuni interventi sono andati molto più in profondità di quanto avessi fatto io, vorrei soffermarmi su alcune 3 critiche che mi sono arrivate o che sono arrivate al pacchetto complessivo. Quando viene detto, lo ha detto Cuperlo e io sono d'accordo con lui, che il sistema, legge elettorale, riforma del titolo quinto e riforma del Senato è, uso le parole di Gianni, concatenato, si dice una verità oggettiva, cioè si dice che l'accordo sta in piedi tutto insieme o non sta, lo dicevamo prima. Questa concatenazione però non può produrre, lo dico qui per chiarezza perché non ci siano dubbi, delle strane alchimie sulla tempistica della approvazione. Io immagino che alla Camera andiamo con il testo condiviso fin dal 27 o 29 gennaio, vedo Lele che sono entro la fine del mese, quindi mercoledì si presenterà il disegno di legge su cui peraltro già si è iniziata la discussione, quindi immagino che nel mese di febbraio si possa approvare in prima lettura alla Camera la legge elettorale della Camera e del Senato nella logica della salvaguardia. Poi questo tema passerà al Senato nei tempi. Chiedo che si arrivi, e sarà fondamentale, è ovvio a questo punto, la collaborazione dei capigruppo, perché mi sembra del tutto evidente che in questo passaggio, trattandosi di trasformazione della legislatura in legislatura costituente, il lavoro condiviso con i capigruppo sarà assolutamente rilevante, siamo penso tutti d'accordo al di là delle singole opinioni. Nel frattempo io propongo che entro il 15 febbraio i gruppi che dovranno lavorare, ha ragione Fassino quando dice occhio sulle autonomie, sul titolo quinto e sul Senato formulino la proposta complessiva e condivisa,
per quello che mi riguarda non c'è un'urgenza drammatica di dover ci saranno anche gli interessi, lo verificheranno le uffici di presidenza, però l'obiettivo che ci diamo è che entro le elezioni europee ci sia in prima lettura delle quattro necessarie il passaggio sulle riforme costituzionali. Questo per poter dire ai cittadini che le cose le stiamo facendo, oltre che per darci un buon metronomo dell'attività legislativa. Cioè, in altri termini, rifiuto l'idea di legare la legge elettorale al termine delle riforme costituzionali. L'ho detta con chiarezza. Quindi la riforma elettorale deve essere approvata entro maggio, avendo peraltro già chiarito che per noi si va, dico, come minimo al 2015 a livello elettorale. Io dico come minimo perché l'idea di mettere un punto fermo alla legislatura, se la legislatura si mette in moto e fa le cose, ma per quale motivo noi dobbiamo mettere un limite? Cioè, perché il segretario vuole andare a Palazzo Chigi, ci va a passeggio a Palazzo Chigi. Il punto politico è fare le cose che interessano agli italiani. Lo dico da un anno, spero che qualcuno inizi a crederci. Secondo punto, sul tema della costituzionalità, allora, il fatto però che sia concatenata, Gianni, mi colpisce perché si è deciso di non parlare della riforma del titolo quinto e del Senato da alcuni interventi, che sono a mio giudizio paradossalmente molto più rilevanti e comunque sui quali a questo punto il lavoro andrà avanti sulla base degli indirizzi che ci siamo dati qui. Aver incentrato l'attenzione su alcuni particolari della riforma elettorale mi ha colpito. Però è del tutto legittimo e riprenderei il ragionamento di Veltroni nel sottolineare come l'approvazione di questi atti vada oltre il valore pur rilevante che gli atti stessi comporta. Però sulla costituzionalità niente scherzi, per cortesia. Rileggiamo la sentenza della Corte Costituzionale laddove esplicitamente consente, anche se non è corretto dire questa espressione, ammette l'utilizzo dei collegi plurinominali o delle circoscrizioni piccole, con un riferimento esplicito, leggiamola la sentenza. E quanto alla ragionevolezza del premio, mi preoccupa più la ragionevolezza di certe osservazioni. Come si può negare la ragionevolezza di un premio sulla base di una presunta incostituzionalità? Senza alcun, chi ha detto che dal 40 in poi va bene, dal 35 no, o viceversa dal 30 no, dal 35 sì? La ragionevolezza delle osservazioni mi porta a dire che non ci possiamo dire che non siamo d'accordo politicamente con questa proposta, ed è legittimo. Chi si astiene o vota contro dice: io sono contrario o mi astengo sulla proposta perché non sono d'accordo, legittimo. Ma non si utilizzi il paravento della costituzionalità quando questo paravento, mi hanno insegnato, è l'alibi per non parlare di politica. Quando la discussione è tutta incentrata sugli strumenti regolamentari, significa che non si vuole affrontare gli strumenti politici. Questo deve essere, ce l'hanno insegnato anche a quelli che non vengono dall'Azione Cattolica, caro Franco. Vengo invece al tema politico delle preferenze. È stato spiegato molto bene. Io faccio il sindaco di Firenze. Il sindaco di Firenze ha 400.000 abitanti, poco meno. Ai tempi del Mattarellum c'erano 3,5 seggi alla Camera, perché un collegio era diviso, e almeno 2, se non qualcosa di più, perché c'era un pezzettino di Settignano, al Senato, dove peraltro la straordinaria forza e rilevanza di Vittorio Cecchigori ha regalato pagine memorabili alla storia del centrosinistra in San Frediano e non solo. Bene. Si tratta quindi di avere 6 deputati e senatori. Se c'è la crisi aziendale, il sindaco cosa fa? Il sindaco primicerio di allora o il sindaco Domenici chiamava tutti i deputati, i 6 deputati e senatori, 4+2. Cosa accadrà? Più o meno Firenze sarà all'incirca una circoscrizione, 400.000 abitanti. Cosa accadrà? Che anziché avere 6 tra deputati e senatori, il sindaco di Firenze dovrà chiamare 5 deputati, più o meno. E ha ragione chi dice che quel deputato non può più scappare, non è che si mette nascosto al numero 23 della lista e della crisi aziendale se ne frega, come accadeva con il Porcellum, ma il rapporto sarà tale per cui quel deputato lì farà passo passo, bottega a bottega, strada per strada, perché la dimensione del collegio
sarà una dimensione che consentirà a quel deputato un rapporto con chi lo ha eletto. E se quel deputato cambierà idea e diventerà Scilipotian Razziano, non gli sarà consentito di essere rannicchiato e nascosto. Aggiungo, Gianni, te lo dico con amicizia, questo tuo riferimento esplicito al tema delle preferenze o delle primarie l'avrei voluto sentire dire quando, non solo tu, insieme ad altri, vi siete candidati senza passare dal passaggio delle primarie la volta scorsa. Perché se me lo dice Fassina che prende 12.000 voti, è diverso che se non me lo dice anche uno di quelli in quota Renzi che è entrato con il listino. Questo è il luogo della verità e della franchezza? Si dica con chiarezza che mentre Giachetti... Ma no, no, signori, no, non facciamo una polemica. È un fatto, così come Kuberlo ha avuto parole di chiarezza nei miei confronti, io gli ho parole di chiarezza nei suoi. Non è accettabile che il tema delle preferenze e delle primarie venga posto in questo modo strumentale adesso. Questo atteggiamento io non lo accetto adesso. Se volete, lo ponete in modo serio, non sulla base di un utilizzo strumentale. E questo poi, naturalmente, se Gianni vuole replicare, per correttezza, credo che sia giusto che lo faccia. Finisco il punto centrale. Noi abbiamo un triplice, mi dispiace che Gianni vada, ma questo è un problema che riguarda lui, io ho detto se vuole replicare per me è a posto. Voglio finire su un punto. Noi oggi abbiamo tre elementi chiave in ballo. Il primo, la proposta del Senato. Ma ci rendiamo conto che siamo a un passaggio in cui finalmente il numero dei parlamentari ha la prima risposta concreta dopo anni in cui se ne parla? Due, il ruolo delle regioni. Ce ne rendiamo conto che siamo gli unici a dare una risposta concreta? Tre, il sistema della legge elettorale. Oggi l'alternativa non è tra la sinistra interna del partito e il resto. Oggi l'alternativa è tra chi vuole provare a cambiare sul serio e chi vuole, pensa che ci sia un'unica legge che può vincere il passaggio del no al ricorso. Dice, possiamo avere una legge con ricorso? Sì, c'è un'unica legge che non avrà nessun ricorso alla Corte Costituzionale, è quella attuale. Io con questa legge elettorale non credo che sia giusto tornare a votare. Grazie.